Buonasera, buonasera, ben ritrovati sempre come sempre su Caffè TV24 al giovedì in diretta questa sera dagli studi di Padova, ancora a parlare con voi di cronaca, di attualità <coughs> e di, perché no di politica. Come vedete dai vostri teleschermi, il titolo di questa sera è: Quali confini tra politica e populismo? È un titolo abbastanza provocatorio e andremo sicuramente a approfondire questo argomento anche in merito alle prossime recenti, come è giusto che sia, elezioni amministrative del prossimo 11 giugno eh, circa un mese, anzi un mese esatto ad oggi. E ne parleremo questa sera, come sempre, con i nostri gentili ospiti in studio. Vado a salutare subito la mia collaboratrice fedelissima, braccio destra, eccola qui sui teleschermi, la Samuela. Buonasera, ben ritrovati. Samu, e ben ritrovata. Anche a te e vado subito a presentare, senza perdere neanche più un minuto, gli ospiti di questa sera, partendo da Tommaso Tommasi, eccolo qui, candidato consigliere comunale per Fratelli d'Italia della coalizione Massimo Bitonci. Buonasera Tommaso, prima volta eh, da noi, ben arrivato. Buonasera. Al suo Grazie. fianco abbiamo Giacomo Cusumano, candidato consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, buonasera Cusumano e ben ritrovato, noi ci siamo visti allora, qualche bravo. settimana fa. Al suo fianco il candidato sindaco Rocco Bordin, candidato sindaco di La Padova Libera. Buonasera Rocco e ben ritrovato anche a lei. Grazie, buonasera a tutti. Alla mia sinistra un altro piacevole e ricorrente <ride> ospite della nostra trasmissione, Antonio Bressa, candidato consigliere comunale del Partito Democratico, coalizione chiaramente eh, Giordani. Dopo magari ci dà anche degli aggiornamenti su, su, su Giordani. E per ultimo, questa sera un non candidato, abbiamo eh, un altro gradito ospite, Gabriele Righetto, di Coalizione Civica per Arturo Lorenzoni, candidato sindaco. Ecco, mi sono dimenticato prima, quando ho presentato Cusumano, ovviamente Movimento 5 Stelle, porta la candidatura di Simone Borile, ma. Chiaramente è abbastanza pluronastico. Bene, entriamo subito nel merito. Perché? perché questo titolo di questa sera? Ho cercato di ragionare, di capire un pochettino anche per non entrare subito nel merito delle, delle, dei temi, dei programmi amministrativi, perché recentemente, o meglio domenica scorsa, i francesi hanno scelto e alla fine hanno scelto Macron con oltre il 60% di, di voti di preferenza rispetto alle Le Pen. Poi si sono scatenati ovviamente tutti i commenti pro e contro contro populismo o non populismo, ma quanto veramente può contare un populismo, anche se usato impropriamente, e vedremo poi perché, sulla politica anche locale oltre che nazionale. Partiamo subito con il candidato sindaco Rocco Bordini. Rocco Bordini, secondo lei il populismo incide anche nelle elezioni oltre che nazionali e anche nel modo di fare politica? Assolutamente sì, il populismo è un atteggiamento che hanno alcuni politici molti molti politici che eh, tende sostanzialmente a identificare un popolo che ha Uh, diciamo le migliori risorse, le migliori eh, qualifiche e i migliori stati d'animo e una classe politica elitaria che invece è eh, assolutamente becera, che è assolutamente eh, frutto di ladra, frutto di cose negative e questo farlo sempre premendo. Uh, nei temi della politica, su alcuni atteggiamenti di paura. Il populista uh, parla alla pancia delle persone, non dà soluzioni, parla alla pancia ed identifica delle problematiche che secondo lui sono irrisolvibili e che solo uh, attraverso degli atti plebiscitari si possono risolvere e non attraverso gli atti della democrazia. Anche a livello a livello comunale, anche a livello del, del comune di Padova, del nostro comune, queste cose possono influenzare. Influenzarne negativamente la politica perché basta toccare eh, quello che sono gli interessi ovviamente delle persone ed esagerare nella paura. Ad esempio, pensiamo al, al problema degli immigrati: basta eh, cominciare a dire eh, se non vincerò io eh, avrete due immigrati per casa che vi gireranno in casa tutto il giorno perché solo io sono in grado di bloccare gli, gli immigrati. Questo è Populista che fa leva sulla paura delle persone, sulla non conoscenza delle persone, che racconta sostanzialmente delle cose che non esistono, ma che porta ad un risultato perché le persone, avendo paura, credono che solo eh, magari un uomo particolarmente forte, magari un uomo particolarmente deciso a dire le cose, possa risolvergli i problemi. Invece, l'atteggiamento che preferisco io della politica è quello del problem solver, cioè è quello che risolve con un programma quelli che sono eh, i problemi che ha una città eh, i, i problemi che ha una nazione perché poi questo atteggiamento europeo mm -hmm. ha anche una uh, giustificazione se vogliamo, nel senso che la classe dirigente europea e non quella parlamentare ma quella delle banche e dei poteri forti rendono di fatto le elite politiche che sono nazionali deboli nei rapporti con la gente, nel senso che uno viene votato per fare una cosa ma alla fine l'Europa gli impedisce di farlo, per cui impedendogli di farlo si hanno questi atteggiamenti populisti che tendono a uh, scansare l'Europa ma che sono Qualche volta giustificati da atteggiamenti che non competono all'Europa eh, e che sono invece di politica nazionale. Grazie, grazie Bordin. Figurati. Antonio Bressa, eh, secondo lei quanto conta questo protagonismo un po' accennato da, da Bordin nella politica nazionale e nella politica locale? Beh, quello del populismo è un fenomeno antico, però è un fenomeno che ha cresciuto molto anche negli ultimi anni e soprattutto nell'ultima tornata elettorale si è sentita con forza l'ascesa di questo fenomeno che fa leva come si diceva sulla paura delle persone è evidente che dopo una fase nella quale eh, abbiamo passato anni di crisi economica quindi ehm, non siamo in una fase in cui le persone guardano con ottimismo e ci sono anche delle situazioni di difficoltà delle persone è più facile come dire aggrapparsi alle proprie paure alle poche certezze che si ha piuttosto che avere uno sguardo eh, di maggiore fiducia nei confronti del futuro. In una situazione di questo tipo, dopo questi anni che abbiamo passato, ha attecchito molto il messaggio populista, che in realtà piuttosto che offrire soluzioni eh, indica semplicemente quelli che sono i problemi, e spesso oltre a indicare quali sono i problemi, senza però poi trovare come dire, le risposte per risolverli, identifica anche quali sono i nemici contro cui scagliarsi. E quindi abbiamo avuto anche a livello locale, eh, riprendendo la sollecitazione che facevi, chi si doveva inventare un nemico al giorno per alimentare la propria comunicazione politica piuttosto che cimentarsi con la fatica di governare e di risolvere i problemi. È molto più facile scagliarsi contro qualcuno, eh, l'elite politica, l'elite finanziaria, l'immigrato che toglie il posto di lavoro piuttosto che rimboccarsi le maniche e provare a trovare soluzioni concrete per risolvere i problemi. Ecco, la politica dovrebbe fare questo: riconoscerli e questo è giusto. Quindi se c'è una cosa che devono fare tutti è quella di farsi carico di quello che sente la gente, di quello eh, che vuole che sia risolto. Però. La risposta deve essere quella della fatica di governo, di spiegare come stanno le cose veramente, con dati e non andando come dire, a solleticare gli umori delle persone e mettendo soluzioni in campo. Eh, quindi eh, la differenza sostanziale, io credo, tra chi fa populismo e, e, e chi invece cerca di avere un atteggiamento responsabile. Il populista non dice ciò che è giusto dire, ma dice ciò che la gente vuole sentirsi dire. Ecco, la politica dovrebbe fare uno sforzo in più, spiegare come stanno le cose e provare a risolvere veramente i problemi. Grazie, grazie Bressa. E come sempre, ricordo che chi vuole intervenire in diretta può telefonare allo 049-7800204 oppure inviare i consueti sms al 393-988-1131 dove la nostra Samuela dirimerà. Ovviamente le vostre richieste anche i nostri ospiti. E, Tommaso Tomasi, ehm, a seguito di quello che ha appena detto il candidato consigliere del Partito Democratico, come le interpreterei un po' questa, questa voglia di a volte protagonismo, a volte di populismo? Insomma, è una parte intrinseca anche della politica, ormai la vediamo abbastanza presente eh, trasversalmente. no? Beh, mh, intanto... Non vedo che ci sia questa grande differenza di come si dice, si usa a dire questo termine populismo. Populismo cosa vuol dire? Risolvere i problemi, eh, quelli problemi che ci sono, che sono problemi reali, perché negli ultimi, negli ultimi anni la politica non ha dato risposte. Sì, eh, voglio usare la parola buonsenso, che magari ultimamente qualcuno l'ha usata, la parola buonsenso, ma mi pare che il buonsenso non è nel, nel tentare di trovare la mediazione sempre, sì la mediazione la, tro, la si può trovare però francamente è una situazione imbarazzante eh, di gestione dell'Europa, sì il dato francese per carità eh, la vittoria di Macron eh, ma io credo che la, questa vittoria che, che, ha, che ha portato Macron a fare il presidente adesso non sarà a lungo termine una vittoria che lo farà rimanere per cinque anni, perché diciamo tutti si sono messi contro le penne in sostanza, quindi è stato un tutto contro tutti e eh, francamente sì, il risultato è stato quello che è stato, quindi una riflessione certa, probabilmente io sono il primo a dirlo e lo dico anche ad altre forze, probabilmente il centrodestra per vincere deve essere unito, quindi ha bisogno della destra, del centrodestra e forse anche di una parte del centro. Quindi questo voglio dirlo chiaramente. Però i problemi reali dell'Europa ci sono e in questi anni non sono stati risolti. Mm, quindi è un dato di fatto, eh, le persone che sono, eh, che vivono anche a Padova, come vivono nel nostro paese, sono arrabbiate. Non è che si vuole far leva nel fatto che le persone sono arrabbiate, i problemi però vanno risolti, non possono stare così per tanti anni. In questi ultimi anni, faccio un esempio: anche il governo Renzi, che sembrava che dovesse risolvere tutti i problemi del mondo, ad oggi non ha portato a nulla, anzi, ha portato un impoverimento generale eh, dell'Italia, del paese. E dico. Eh, e anche della nostra città perché è un dato di fatto la situazione sia economica della città dal punto di vista del commercio è, è, è di riflesso è nazionale poi senza toccare la questione dell'immigrazione perché qui ce ne sarebbe da dire forse veramente tante eh, però è un dato di fatto concreto che la città e eh, il nostro paese è fermo ed è fermo totalmente eh, io eh, credo che, che, che per i francesi è stata una vittoria, diciamo, come dire, eh, una, 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 una vittoria non, non vera, ecco, sì, una vittoria perché c'è stato il risultato, ma poi concretamente eh, adesso voglio vederlo governare e, e, e soddisfare tutto, tutto, tutto il rapporto che ha lui con determinati mondi, che sono i, i mondi delle banche, i mondi della finanza, perché è chiaro e letto, insomma. Grazie, grazie Tomasi. Tanti di sms già arrivati, prego Samuela. Politica piccola piccola, no scuola, poca formazione, tanta tanta tantissima superficialità. Populismo e politica, bel titolo, ma nella politica l'esaltazione degli interessi del popolo è la vita stessa, peccato che non li risolva. Macron-Le Pen, secondo me il voto, anche se ha premiato Macron, evidenzia una grande, grandissima sensazione di malessere generale e sociale, comunque raccolto da parte del Front National. Mm. Beh, entriamo già con le domande da casa. E, Cusumano, eh, la politica, bel titolo, però non risolve i problemi. Cioè, il populismo entra nelle. Negli discorsi, nella dialettica quotidiana ormai, e un po' nei media, nei social e anche nelle discussioni, nei confronti, e nei dibattiti e tribune politiche, però i problemi non si risolvono. Come, come si pone il Movimento 5 Stelle in merito? Beh, il Movimento 5 Stelle è stato spesso tacciato di populismo in, in maniera vezzeggiativa, diciamo negativa. Eh, quando invece il termine in sé eh, esprime un po' quella che è la, la volontà del popolo in quel momento. Mm, L'ultimo messaggio che abbiamo letto è sicuramente interessante perché fa capire quanto ci sia in realtà un'onda di popolo che voglia un cambiamento molto forte. Questo è successo anche in America con le elezioni di Donald Trump. Sicuramente le Pen appunto non ha raggiunto, non ha avuto la vittoria, però sicuramente è un segnale forte il Movimento 5 Stelle in questo momento in Italia è forte e eh, cosa ha fatto del populismo il Movimento 5 Stelle? Ha creato una tecnologia semplicemente che è il blog di beppegrillo.it, Rousseau adesso eh, che praticamente va a sondare quelli che sono gli interessi appunto dei cittadini e va quindi a vedere all'interno del popolo come esso si esprime per poi portarlo in Prima pagina, in primo piano, infatti la politica non risolve. Beh, mi dispiace dirlo: il Movimento 5 Stelle non ha ancora governato. Eh, secondo me è giunto il momento eh, che possa fare il governo comunque l'anno prossimo. E eh, diciamo questo ascoltare che, con cui noi siamo cresciuti eh, ci porta a vedere quali sono effettivamente i problemi. Il blog di Grillo è sempre aperto a tutte le interazioni e quindi abbiamo una visione molto interna che molti partiti, secondo me, un po' hanno perso. Poi invece. Quando si dice eh, populismo è mettere paura, eh, populismo è dire cose non vere, mh, secondo me si usa quel termine un po' impropriamente, nel senso che eh, dire falsità è dire falsità, dire le cose che il popolo sente nella pancia non è comunque sbagliato, perché comunque è un'espressione del popolo ed è un indice che a noi deve comunque eh, far capire in che posizione siamo come politici e cosa possiamo fare. Su Padova, secondo me, sono state dette tante falsità, dalla destra e dalla sinistra, ma questo non è populismo. Il populismo è quando vedi la persona arrabbiata perché non trova lavoro, il populismo è quando ascolti una mamma che fa fatica a portare i figli a scuola perché ha delle difficoltà. Allora, se questo è populismo, beh, tutta la vita, io dico. Dopo, che sia usato in termine vezzeggiativo e improprio, secondo me, ne è stato un po' abusato, diciamo. La superficialità della politica arriva eh, quando? Quando la politica è eccessivamente frammentata, cioè c'è poco da fare. Anche su Padova siamo suddivisi in mille partitini, solo il Movimento 5 Stelle credendosi presenti da solo, tutti gli altri andranno a finire in altre grosse coalizioni, chi di centrodestra, chi di centrosinistra. E quindi quando una persona ha sotto di sé, come su Padova, 400 candidati, 350 candidati, e eh, tutta questa flotta di liste listarelle candidati sindaci che spingono, ad un certo punto si trova anche, secondo me, a avere poco un corpo unico e quindi una difficile governabilità. Poi si è visto quello che è successo con Massimo Bitonci, insomma. Quindi... Eh, Ma poi entreremo anche nel merito di questo. Grazie, grazie Cusumano. E per ultimo no, sorridevo perché abbiamo Somma, filosofo, quindi sul populismo adesso, sull'etimologia del termine no? rispetto a quella che usualmente abbiamo, soprattutto a parte. Anche, anche per la politica attiva, insomma, eh, coalizione civica, mh, soggetto mh, recente, attuale, proprio qualche mese fa, alla fine eh, ha cercato di dare un sintomo democratico, è stato trasmesso questo dai media, eh, un segnale, no? Prego, Righetto. Beh, eh, no, non mi metto a fare la, la motivazione della, della parola populista perché ci porterebbe addirittura ampiamente nell'Ottocento o addirittura qualcuno nel Settecento e, e dovremmo parlare di Jean-Jacques Rousseau non ne vale la pena. E, e quel che conta è che il populismo segna attualmente due fallimenti, è il segno di due fallimenti. Metto quello più grave che è il fallimento delle elite. Le elite tentano di controllare un, un processo di cambiamento assolutamente in, immenso e inquietante che non ha uguali da 200 anni, cioè il passaggio dall'industrialismo alla società conettomica. Il passaggio alla società conettomica... E non ha una classe dirigente adeguata culturalmente ad affrontare questa questione. La società connettonica non richiede soltanto la capacità di gestire danaro digitale e finanziarizzazione, perché la finanziarizzazione è una forma di eh, gestione del mondo parallelo soltanto ed esclusivamente digitale. La classe dirigente che si affida soltanto allo spostamento di capitali virtuali crea uno stato di assurdità e di movimento nel vuoto, in cui la gente non capisce e quindi è in fallimento generale su cui eh, fra le altre cose una, una grande organizzazione che è la Cina è protagonista silenziosamente perché è protagonista dei grandi movimenti di capitale finanziario digitale e quindi se non si fanno i conti con queste cose e eh, si parla di elementi assolutamente astratti. Il secondo mm. fallimento, ovviamente dovrò ritornare su queste certo. cose perché sono complesse, il secondo fallimento è quello della popolazione. La popolazione è, ahimè, eh, di fronte ad un disagio dell'esistenza immenso che riguarda le piccole cose. Come tutelo i miei beni, come tutelo la mia sicurezza di ogni giorno, che sono valori sacrosanti, e come faccio a vivere in una realtà che non mi appartiene più. Mm. E quindi il grande disagio della popolazione, non avendo leadership, non che danno gli zuccherini o che danno paure che servono a tenere insieme ma che indicano proposte, indicano soluzioni coraggiose e difficili e si affidano naturalmente ad un'altra soluzione che il passato sia la soluzione. Hai problemi presenti. No, devo prego. dire almeno un'altra cosa. Sì, prego. Il passato è il recinto stretto, il recinto stretto dove ti senti più rassicurato. Questo sul piano della psicologia piccola è stragiusto, ma sul piano della strategia planetaria è l'autodistruzione. Allora, siccome siamo in sistemi, finisco, in sistemi in cui se non hai almeno 700-800 milioni di abitanti coordinati. Non sei niente e nessuno e di fronte ai fenomeni della Cina, dell'India, ma anche del Brasile e dell'America Latina e del Sudafrica. Se non sei su quel parametro, stai giocando la tua autodistruzione. Il pauperismo è autodistruzione. Bene, allora tanto te... grazie, grazie ovviamente Righetto e eh... Temi complessi, ma giustamente da spiegare. Tommasi e di solito il populismo no, viene anche associato a, come dire, no, alla risoluzione, a rispondere ai mal di pancia contestuali, magari con delle soluzioni anche forti, magari eclatanti. No? Però di fronte, ad esempio, se faccio il provocatore. Ahimè mi tocca farlo perché voglio anche sentire un po' le opinioni calate nel dettaglio, nel territorio, e di fronte anche delle situazioni che sono presenti nella, nella comunicazione odierna, cioè, so, recentemente si parla tanto di immigrazione, no? In tutte le accezioni, giusto e sbagliato, ognuno di noi dà il taglio che vuole. E, è facile fare populismo su questo argomento oppure no? Cioè, come si risolve? Innanzitutto urlando, tornando nel recinto, trovando soluzioni alternative? Eh, hm? Se c'è da risolvere. Beh, eh, sicuramente c'è da risolvere, ma innanzitutto mh, credo che per affrontare l'argomento bisogna essere preparati su questi dettagli, perché poi eh, mi fa specie vedere che tante persone ne parlano e eh, poi magari non sono preparati, non scendono nelle, nelle competenze proprio sull'immigrazione. Mm, io, premetto, non sono della Lega Nord, sono di Fratelli d'Italia, per cui... Eh, chiaro che ho la mia visione, sono in coalizione eh, con, con sostenendo Massimo Bittonzi, ovviamente ho la mia visione sull'immigrazione, che ma io non so, non la chiamo populista, la chiamo eh, tentare di risolvere i problemi e di, di ascoltare il termometro della gente, cioè il termometro della gente, cioè noi in politica dobbiamo risolvere i problemi delle persone e stare vicino alle persone che pongono dei problemi. Quindi, se questo si chiama populismo, vabbè, ben venga. Per me invece è stare vicino alla gente e dare delle risposte. Sul problema dell'immigrazione è un problema chiaro. Ad oggi questo governo non ha dato nessuna risposta, ma non è neanche, cioè nei posti del Ministero degli Interni dove, dove ci sono determinate persone che dovrebbero controllare i flussi migratori, non ci sono neanche persone competenti a farlo, non hanno le competenze per poter risolvere questo problema. E, e questo va accaduto su tutto, va accaduto anche sulla città di conseguenza. Per cui, eh, come dico, bisogna avere le persone che risolvono i problemi. Eh, adesso non voglio dire, però, mh, cioè, che, diciamocelo chiaramente, dieci anni di, di scorsa amministrazione che c'è stata di Zanonato, prima di questi due eh, ultimi, che si era, secondo me, notato un netto segno di miglioramento sulla città, sulle piccole cose, dando, dando, dando potere alla polizia locale, in qualche maniera, e ai, ai reparti specifici della polizia locale e eh, intervenendo in situazioni, ovviamente non tutte, ma iniziando a intervenire, dando dei segnali ai padovani che comunque si davano delle risposte concrete. Si era interessati, prima c'era un sindaco, con tutto rispetto, che è stato dieci anni, che della sicurezza della città non gliene fregava niente, ma proprio totalmente ha, messo, ha fatto l'assessore, una persona di dieci anni, che per carità niente dal punto di vista personale, ma non aveva alcuna preparazione per farlo, quindi... Eh, e, e, e si è visto le conseguenze, cioè la città è, è stata agli occhi di tutti e le periferie sono state distrutte, distrutte e lo stesso valore delle case è sceso. Ma perché è sceso? Non solo perché il valore immobiliare delle case è sceso, perché comunque, stando in alcune situazioni degradate, anche urbanisticamente eh, 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 si, è, si è trovati nelle, nelle grosse difficoltà. Allora, mh, voglio dire, l'immigrazione è, è un problema serio, va affrontato, dovrei star qui a spiegarlo mh, su qualsiasi dinamica, mh, dai barconi, da perché arrivano, da come viene gestita... Mm. Dalla, la, scusami, ti finisco, finisco dire. La gestione dell'immigrazione ad oggi eh, è... Eh, gestita da queste cooperative, che io non voglio dire nulla, non sono qui a ripeterlo perché lo ripetono tutti costantemente questa cosa, però è una gestione nefanda del territorio, una distribuzione delle de, de persone eh, che arrivano qui distribuite in maniera, in maniera non idonea, cioè mh, francamente i, i numeri sono quelli, in Veneto noi abbiamo un problema ben chiaro, che non abbiamo più disponibilità di accoglienza. Cioè non è che non si vuole a tutti i costi non dare l'accoglienza. L'accoglienza è una cosa, è un valore, è un, per chi è cristiano è un valore anche cristiano. Però fino a un certo punto... E deve essere anche fatta a buon senso, perché mi pare che questa gestione delle cooperative che sta venendo fuori di tutto e di più sia una gestione che veramente che ormai lo sanno tutti perché è una cosa indecente, cioè uno che gestisce queste cooperative, la gestione di queste cooperative porta degli interessi piuttosto mm. che ad altri, ad, altre, ad altri interessi, alcune cooperative che, che, che smistano gli immigrati, altre negli altri e poi non si sa a che politico, a che persona sono collegate. Francamente sulle, sulle persone umane non è che si può giocare, io preferirei, eh, ci sono mille soluzioni, da quella a dire, eh, non so, perché non facciamo una politica invece di spendere 7 miliardi alle cooperative eh, che, che devono tenere gli immigrati qua in questa situazione, perché questi soldi non li investiamo? Uno piuttosto li mandiamo di là, quindi mm. creiamo delle strutture eh, negli altri paesi e iniziamo a investire negli altri paesi, col nostro mondo imprenditoriale che magari in Italia in questo momento è anche bloccato, vive una situazione negativa. Perché non lo vogliono fare? Perché hanno solo interesse a portare qua e tenere qua le persone? Cioè, mm. E allora, allora vuol dire non essere lungimiranti nelle scelte? Certo. Per carità, eh, il Veneto ha avuto bisogno negli anni di, di manovalanza di, di, di persone che hanno aiutato perché molti italiani non facevano lavoro, eh, questi lavoro, ma no, in questo momento non abbiamo più disponibilità di spazi, quindi l'accoglienza ha un limite. Eh. Certo, Beh, questo è un messaggio insomma, molto chiaro, dopo vedremo poi calato anche nella realtà locale, sì. poi se ci sono anche delle proposte. Rocco Bordini dopo subito Bress e Cosumano. Prego Rocco. Ma la cosa molto che... Salta gli occhi è che eh, non è che basta eh, dire guardate, non abbiamo più posto per occupare o ripetere compulsivamente non devono venire gli stranieri, non devono venire gli stranieri perché gli stranieri si fermano e non vengano. Il problema è trovare delle soluzioni che sono intanto di tipo legislativo, no? Cioè, ci sono delle leggi no, che si sono succedute, dalla Turco alla Bossi Fini, eccetera, che devono stringere le maglie. Ma il, il problema è quello: la, la differenza qual è fra un atteggiamento risolutore e un atteggiamento invece populista? Che il populista tende a creare paura, tende a eh, sviluppare paura in chi lo ascolta e con questo cerca di attrarre il consenso. Chi invece non è populista tende a rasserenare comunque gli animi e a spiegare le condizioni come sono, senza creare quella paura che poi esce ovviamente eh, a volte nel, nell'ignoranza di discorsi, di frasi e di percorsi che non sono realizzabili e che vengono fatte solo per incutere il terrore e ritirare il consenso. Allora il punto è questo. Eh, si deve, fare squadra, si deve fare squadra e cominciare un dibattito che sia assolutamente propositivo e eh, razionalmente risolutorio fra le istituzioni, fra la città, il sindaco, il prefetto, le forze dell'ordine. Il Parlamento nazionale, cioè si deve cercare non di dividere, di attaccare per prendere poi i voti di quelli che si arrabbiano per chi secondo loro doveva risolvere e non ha risolto, ma si deve fare squadra per dire, primo, c'è una comunità europea che non è una comunità... Nazionale, ma che è una comunità economica e che deve invece diventare una comunità politica e che si faccia carico di quelle che sono le proprie responsabilità, il che vuol dire che Bruxelles non può fregarsene quando eh, l'Italia è assediata da una serie di persone che una percentuale sono profughi e un'altra percentuale sono clandestini. Bisogna di Primo. Secondo, bisogna dire che il governo non può mettere in mano tutte delle commissioni che ci mettono due anni per suddividere i profughi dei clandestini. Perché ovviamente metti le, delle persone in uno stato di prigionia che sfocia nel caso dei clandestini in eh, micro o macro criminalità. Terzo, bisogna avere un atteggiamento costruttivo eh, da parte dei sindaci, cioè capire quelle che sono le possibilità di accoglienza della città e non rifiutarsi a priori, perché quello è populismo, perché se non ne prendiamo un po' tutti e ce li dividiamo in, in maniera eh, equa, giusta, alla fine succede come è successo a Bagnoli, che vanno tutti in un posto a danno degli altri comuni, ma allora non è giusto. Che data l'emergenza ci sia chi si fa carico di troppo e mette i cittadini in difficoltà e chi non si fa carico di nulla perché, eh, diciamo, rosica sul consenso che gli deriva. E questo è un atteggiamento populista che va combattuto. Bisogna e ci vuole un atteggiamento che metta assieme l'atteggiamento europeo, per cui l'atteggiamento di farsi carico politicamente della questione distribuire più soldi e più eh, diciamo nel territorio più polizia europea l'atteggiamento dello stato che deve fare delle leggi che chiudano le maglie e risolvano i problemi della lentezza e l'atteggiamento dei comuni che deve farsi carico nel giusto ma quegli atteggiamenti di quei rappresentanti delle istituzioni che dicono no a priori per farsi belli con la città non è che bloccano il fatto che nella propria città arrivino, perché arrivano lo stesso e arrivano senza che siano gestiti, per cui fanno il doppio del male che dovrebbero fare. Questo è l'atteggiamento populista che va combattuto e, e, e invece va sostituito da un atteggiamento di responsabilità razionale perché è vero che ci sono dei limiti ma è anche vero che se tu non li gestisci ti saltano addosso e ti fanno peggio. Grazie, grazie Rocco Bordin, tantissimi messaggi, prego Samuela. Rocco Bordin ti stimò molto perché dici cose vere e rappresenti serietà, non promesse populiste. Laura quartiere Arcella. Il populismo sarà la parola chiave nelle elezioni amministrative e anche in quelle politiche. Vedrete. Zingari, rom, clandestini, emarginati delinquenti vari e chi ne ha più ne metta. Chiedere di salvaguardare la nostra società è davvero così terribile? Eh, è un po' anche forte ciò cioè, come questi messaggi. Antonio Bressa ha un po' risposta anche ai suoi precedenti interventi. C'è anche una telefonata, prima di dare la parola sentiamo. Buonasera. Sì, buonasera Margherita di Padova. Buonasera Dunque, Margherita. Volevo chiederle al signor Bordini che lui sta parlando sì. bene però... All'epoca quando era assessore eh, con la destra mm. mi sembra che non abbiano lavorato tanto bene, perché? mi sembra che all'epoca de, de, del sindaco destro abbiano fatto parecchi danni, quindi eh, no. il populismo, la politica zero, <ride> quindi non è che, possa, che io cittadino a Padovana possa dare un voto di fiducia perché non glielo darei, perché conoscendo già l'esperienza negativa all'epoca della destra, mi scusi, sa, non è, non è molto piacevole insomma, ecco perché sono tutti bravi, soprattutto quei signori che sono là, Tomasi, Bressa e compagni, parlano tutti bene ma razzolano molto male dopo, è di questo perché li conosco di vecchia data. Grazie, buonasera. Grazie, do la risposta a tutti, grazie signora. Rocco allora, Bordi. Un attimo, un po' presto, do la, la, la parola signora, La signora, evidentemente, è male informata di quello che sono stati fatti. Noi abbiamo ricevuto in eredità il ghetto di Via Anelli, in cui era stato tirato su un cancello e alzato un muro. Noi abbiamo aperto e abbiamo fatto l'accordo di programma con cui si sono tolte quelle persone da lì. Quelle persone ovviamente non è che spariscono miracolosamente, non è che si possa farle sparire con la bacchetta magica. Si tenta di imbrigliarle e di cercare di mandare a casa chi non, non ha il, il diritto di rimanere, ma. Tirare su un ghetto e far finta di non vedere niente, lei dice la, giu la giunta destra si è comportata male. Per fortuna che c'è stata la giunta destra che è riuscita a, a dare l'inizio e a porre rimedio al problema di Vianelli. Poi lei, come sa, io ho proposto eh, ovviamente il fatto che venga fatto un campus universitario e c'è. Cioè, L'interesse della cassa depositi e prestiti per radere al suolo, fare un campus universitario e togliere da lì quello che è il simbolo del non decoro e della immigrazione clandestina a Padova, per cui per fortuna che ci siamo mossi. Poi ognuno, eh, se vuole fare strumentalmente prendere le posizioni politiche che vuole, lo può fare strumentalmente, ma mi pare che si debba sapere i concetti, la signora non, non aveva molti concetti chiari. Grazie Zerocco, repliche, tanto io segno i tempi prego Antonio Bressa Beh sì, sono state toccate diverse tematiche intanto vorrei ripartire un po' dalla cronistoria della nostra politica padovana ovviamente il ciclo di Zanonato è un ciclo che si è chiuso e oggi stiamo parlando di progetti nuovi che eh, sicuramente hanno come dire lo sguardo rivolto in avanti possono prendere meglio di quelle esperienze che però insomma ormai eh, hanno fatto il loro tempo bisogna dire però che Zanonato è stato eletto eh, diverse volte, due volte nelle ultime eh, occasioni, nei dieci anni di eh, mandato, anche perché aveva una sua credibilità sul tema eh, della sicurezza, perché Vianelli nonostante quello che è stato detto, è un problema che è stato risolto, perché di fronte a un ghetto si è avuto il coraggio anche di una scelta forte che poi ha portato allo smantellamento di una situazione di degrado assoluto. Però la cosa interessante per eh, riagganciarci anche al tema della serata è che il tema della sicurezza è stato affrontato così come vogliamo oggi affrontarlo con, eh, con, eh, con il giusto piglio, con decisione, con il presidio delle forze dell'ordine, eh, con, eh, con la repressione anche de dei reati e con la capacità di eh, garantire legge e ordine in città, però. La differenza con chi propone questa ricetta rispetto alla nostra è che noi diciamo che anche un mediatore culturale però fa sicurezza ed è questa la grande differenza, ed è questo l'approccio che ha avuto il centrosinistra e che deve avere adesso chi va a guidare la città se vuole ottenere risultati. Perché nel momento in cui io dico metto la polizia in giro ma non faccio nulla contro la marginalità sociale, avrò sempre una serie di persone che sono... Eh, più inclini, ovviamente, a trovarsi in una situazione di difficoltà che li porta <ride> verso situazioni di microcriminalità. Quindi bisogna essere duri con il crimine, ma duri anche contro le cause del crimine. Questo è un po' il tema che caratterizza chi fa politica nel centro-sinistra. Per cui... Eh, al di là di, una, ehm, di un insieme di azioni di repressione ci sono tutte le azioni di prevenzione. Questa credo che sia eh, la modalità migliore con la quale si risolvono realmente i problemi. Il resto, invece, è solo un solleticare come al solito le paure e gli stati d'animo. Eh, più diffidenti anche nei confronti del diverso che ci sono tra le persone, senza poi ottenere i risultati, e l'abbiamo visto anche a Padova: visto eh, il successo di un sindaco che dopo due anni e mezzo è stato sfiduciato dalla sua stessa maggioranza, evidentemente perché non garantiva quei risultati che aveva scritto nel proprio programma elettorale. Stesso tema l'atteggiamento che hanno i sindaci per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, lo diceva giustamente Bordin, su questo mi trovo d'accordo, inutile dire di no perché se ognuno si assume un pezzo di responsabilità il problema si può risolvere con una distribuzione di piccole quote in tutti i comuni e andiamo a un livello anche successivo, la regione, io oggi ho letto delle dichiarazioni di Zaia che sostanzialmente dice che la regione Veneto non darà al governo eh, l'elenco dei siti possibili per la realizzazione di un centro per il rimpatrio, sapete che adesso il governo ha un nuovo ministro, Minniti, a proposito di persone competenti, credo che eh, persone più competenti di Minniti sul tema dell'immigrazione e della sicurezza ce ne siano poche in Italia, sta facendo molto per quanto riguarda il rapporto con la Libia, che è il vero problema che poi causa i flussi migratori, ha accelerato il percorso di identificazione o meno dello status di rifugiato, togliendo un grado di giudizio, aumentando le commissioni e ha detto... Chi non ha i requisiti per stare in Italia deve essere rimpatriato. Per fare questo, bisogna che le regioni mi diano una mano e, ehm, e si realizzino dei centri di rimpatrio vicino agli aeroporti. Tutte le regioni che ovviamente sono responsabili si mettono a disposizione. Chi invece vuole continuare con un atteggiamento populista per tornare sul tema della trasmissione dice di no perché non vogliono affrontare il problema perché l'unica cosa che interessa, che interessa a queste persone è quello di cavalcarlo e quindi eh, si oppongono all'idea di mettersi in gioco per trovare una soluzione perché qui gli immigrati non li vogliamo ma gli immigrati arrivano lo stesso se invece dai una mano al governo trovi un modo migliore per far sì che possano arrivare quelli che hanno i requisiti per stare e invece quelli che non ce li hanno siano eh, rimandati nel paese di origine. Questa è la grossa differenza tra chi i problemi li vuole risolvere e chi li agita e basta senza risolverli. E grazie, grazie Bressa. Ancora tantissimi messaggi questa sera. Prego, Samuela. Un dato chiaro e limpido. La sinistra francese, sempre al governo quasi negli ultimi decenni, ha sonoramente perso. Forse peggio. E in Italia, che ne pensano i politici in studio? Il candidato del PD ha il coraggio di dire che bisogna rimboccarsi le maniche. Ora, qualcuno mi spieghi come si fa a dire una cosa del genere dopo che col governo Renzi abbiamo avuto un incremento dell'immigrazione. Il carcere di Padova è stracolmo di extracomunitari nonostante l'ultimo indulto. Questo non è populismo, questa è realtà. La realtà dei fatti è che siamo invasi. Per ogni extracomunitario che entra nel nostro paese garantiamo un posto letto da mangiare e circa 35-40 euro al giorno. Un agente di polizia oggi deve pagarsi 70 euro al mese. Un misero posto letto in caserma, questo è populismo. Mi sa che qualcosa non quadra. Mm, tanti, tanti, tanti. tanti punti. Eh, prima Cusumano, perché devo rispettare anche i temi, dopo vi faccio parlare tutti quanti. E, mh, Cusumano, prego. Vuole rispondere anche alle domande oppure intervenire nel merito Beh, dopo la Sicuramente parola altri. quando gli ascoltatori, quelli che ci guardano scrivono questi messaggi, lo scrivono perché sentono questa cosa la vedono, eh, al di là dei modi in cui pongono un problema, è vero, insomma, le forze dell'ordine sottopagate, sottodimensionate, eh, una difficile gestione delle situazioni di criticità, eh, io personalmente sarei per un'accoglienza diffusa per evitare la ghettizzazione in determinate zone, mi pare di capire che siamo tutti d'accordo che sono bitonci a non voler risolvere il problema, sostanzialmente eh, dicendo no al prefetto e quando invece avrebbe potuto fare qualcosa piuttosto che fossero stati tutti ghettizzati alla prandina insomma era sotto gli occhi di tutti voglio dire mista, quello che dice il ascoltatore alla fine è eh, sacrosanto manca un volano economico e quindi c'è eh, queste persone vengono aiutate nel momento in cui ci sono degli italiani che sono già in difficoltà e quindi qui bisogna ripartire ma, eh, io sono un po' scioccato da quello che il PD ha proposto, ovvero dopo il crepuscolo la possibilità di poter sparare a un, uh, un ladro in casa. Questo è il populismo che mi fa male, mi fa altamente preoccupare perché vai a mettere una toppa su un buco enorme di forze dell'ordine sostanzialmente. Lo Stato non può più provvedere a te e quindi provvederà al cittadino insomma, sostanzialmente. E questo è un lato terrificante dal mio punto di vista. Per quanto riguarda l'immigrazione, mi sono già espresso prima, poi il Movimento 5 Stelle è chiaramente a favore dei corridoi umanitari. Eh, crediamo che le persone in difficoltà debbano essere aiutate, i delinquenti debbano essere identificati come delinquenti. Questo, però, eh, deve essere comunque certificato e deve essere visto effettivamente da quali zone queste persone arrivano. Cosa molto difficile, dato che non hanno documenti, non hanno niente. I bambini addirittura vengono abbandonati, lasciati senza documenti eh, proprio perché così lo Stato, l'Italia possa farsi carico di queste persone. Ma voglio dire, eh, questo è un processo veramente difficile. La negazione e dire no, no, no giustamente non porta a niente, ma è già stato detto e ridetto in questa, in questa discussione. Insomma. Grazie, grazie Cusumano. La prego la regia di mandare in onda la prima carellata di interviste della nostra Alessia Nicetto. Sentiamo un po' cosa ne pensano i cittadini intervistati su tal argomento. Prego regia. Secondo lei il governo sta gestendo bene l'immigrazione di massa? Perché c'è un governo oggi, non devono farlo fra poco. Attualmente? Attualmente. Beh, fanno quello che possono, posso dire. Che non si può fare di più così. Perché da soli non si può fare tutto, deve sempre l'appoggio degli altri. Se non ci sono quelli non si può fare niente. Secondo lei che cosa bisognerebbe fare per frenare l'immigrazione continua in Italia? Mm. Aiutarli nei, nei paesi di origine. Questa era l'unica cosa, solo che. Boh. Secondo lei il governo italiano sta facendo abbastanza? Beh, non so se sta facendo abbastanza, certo che la situazione non, non è quella che dimostra che sta facendo abbastanza. I problemi ci sono, ma non vengono affrontati là, insomma. Aspettiamo sempre che arrivino e se povera gente cosa fa dopo. Ci atteniamo con me. Poi, o, o mandiamo indietro. Cominciamo prima, no? Secondo lei, quale sarà il futuro dell'Italia visti i continui sbarchi di migranti? Molto preoccupante, indubbiamente. Anche perché. Non si ha fatto nel momento né soluzioni immediate, né soprattutto si sa cosa vorranno fare i nostri vicini di casa, diciamo, soprattutto i paesi all'est che fino ad oggi stanno offrendo molte resistenze. Indubbiamente il problema dovrebbe essere risolto forse più alla fonte cioè all'origine in questi paesi da cui provengono tutti questi immigrati, cercando di aiutarli, dire economicamente è una parolona, però quantomeno sotto forme umanitarie e di progresso. Secondo lei, bisognerebbe dar precedenza ai nostri connazionali che hanno perso tutto prima dei migranti? Beh, sicuramente penso che sia la cosa migliore attualmente, anche perché là quando arrivano questi qua, è che tutti i privilegi che noi stiamo perdendo tutti quanti attualmente. Non lo so, si vedrà. Secondo lei bisognerebbe chiudere i confini per impedire ai migranti non regolari di, di entrare? Secondo me bisognerebbe un po' pur accettandoli però verificare subito se sono idonei a rimanere nel territorio oppure no. E' quello il lavoro che non viene fatto. Quindi rimpatriare chi non ha diritto d'asilo? Esatto, esatto. Perché il diritto è qualcosa che si acquisisce in base a determinate caratteristiche. Se no diventa, che diventa una regola che non è valida per nessuno. però... O c'è una regola oppure diventa l'anarchia. Diventa l'anarchia. Insomma, siamo andati a parlare ovviamente anche di immigrazione perché, perché l'immigrazione è un tema forte, nazionale. Righetto è esponente di Coalizione civica e il suo cagnato sindaco dice che l'immigrazione è anche il motore, no? l'innovazione in società che si... Eh, rigenera, produce se c'è innovazione quindi anche di tessuto. Secondo lei questo, questo argomento è populista o no? E come viene affrontato? Beh, la coalizione civica lo affronta in un altro modo: e, impostando due europeismi, un europeismo locale e uno esteso. Quello locale dice quando c'è insicurezza, è perché si avverte il declino e la non sostenibilità dell'esistenza. La città ha perso moltissimi colpi. E quindi nel programma di coalizione civica c'è un impegno ben preciso da parte anche del candidato Lorenzoni di mettere virtuosamente in collaborazione i tre gangli vitali della società padovana, e cioè le imprese, l'università e il mondo del lavoro, impostando non sulla, sulla assistenza, ma sulla produzione di ricchezza. Se si produce nuova ricchezza, allora è possibile distribuirla e anche distribuire maggiore sicurezza. Secondo punto, la città di Padova è inadeguata ad una politica europea perché il comune di Padova è troppo piccolo e quindi nel programma della coalizione civica la parola metropolitano è una parola chiave e quindi non ci sarà soltanto l'impegno ad allargare il numero di comuni, che aderiranno all'area metropolitana, ma ci sarà una idea di soglia della città al di sotto della quale una città non è dignitosa e cioè almeno 500.000 abitanti. Facendo un discorso che riguarda sia lo sviluppo della città sia la tutela dell'ambiente della città. Abbiamo individuato la città come una città radiocentrica ha 15 radiali e tra una radiale e l'altra ci sono 15 eh, ventagli ecologici. Bene, là dentro è possibile sviluppare un'agricoltura alternativa, dei borghi di recupero e quindi anche la migrazione può trovare un modello di disseminazione e non di concentrazione che è un sistema non solo insicuro ma anche umanitariamente squallido. La, la seconda cosa che mi sembra di dover dire è che l'integrazione l'hanno fatta i migranti più che i padovani perché a Padova comune esistono già 30.000 migranti e la stragrande maggioranza è parte solida dell'economia della città. Allora l'impegno è far sì che le comunità diventino protagoniste, partecipate al governo della città e alla trasformazione della città. Passo al secondo punto, molto velocemente, sì, ma richiederebbe altri tempi. L'europeismo lato. Io guardo con preoccupazione la svolta che darà Macron. Ovviamente sono molto soddisfatto che la Le Pen non sia passata. Però se passa la linea di quella che io chiamo l'Europa Carolinza, che è una visione ristretta e stitica dell'Europa, ecco è indispensabile che l'Europa riconsideri la sua complessità, partendo dai paesi scandinavi giungendo fino a. Alla Nord Africa, riscoprendo le, le radici antiche della nostra appartenenza, che sono quelle del Mare Nostrum e del Baltico. E non rimandarli a casa, perché questa, l'Europa, è la loro casa. Mm. Grazie, grazie Righetto. Te, oh, Caspiterina, tanti messaggi, prego, prego Samuela. Il politico si presenta come un orologio svizzero solo sulle cadenze elettorali, compromesse e sistematicamente disattende. Più serietà, SC. Oggi ho ascoltato una notizia davvero terribile. Delinquenti processati 18 volte e anche condannati addirittura in alcuni casi e liberi di circolare impunemente per il nostro Stato. Ma è democrazia o diritto questo? Ha ha ha, populismo. Vedrete come prenderanno voti chi difende i valori di nazione e difesa dei confini. Eh, Tommasi, due domande, le capitano giusto a fagiolo perché dopo vorrei farle anche agli altri, agli altri candidati presenti qui. Oggi ho ascoltato una notizia, 18 volte condannato, mi pare di aver capito, anzi 18 volte processato, forse condannato, libero di impunemente digitale per lo Stato. Mm, cosa ne pensa? Beh, eh, qui c'è da fare un discorso lungo partendo eh, da come vengono date le condanne e... Eh, non voglio giustificare i giudici, però anche perché i giudici poi li lasciano. Premetto: io sono favorevole il rilascio eh, dopo neanche 24 ore di chi, di chi ha delle condanne e anche pesanti. Però c'è un dato di fatto e qui voglio soffermarmi perché è una questione anche sociale. L'attenzione verso le carceri: cioè, le spesso non voglio giustificare i giudici, però provo a giustificarli questa sera. Cioè, I giudici hanno un problema. Si trovano in difficoltà perché sanno che, dall'altra parte, noi in Italia abbiamo delle carceri che sono sovraffollate, soprattutto nel nord Italia. Nel nord Italia, le carceri sono eh, per la maggior parte, eh, diciamo, all'interno ci sono persone del Nord Africa o comunque dell'est Europa e. E sono situazioni imbarazzanti per cui di fuori controllo e, e sono totalmente fuori controllo. Il personale è sottodimensionato delle carceri, non ci sono spazi, ok? E, e lo voglio dire cioè in maniera molto chiara, e a replicare anche a qualcuno che dice: è su queste cose che bisogna entrare nei particolari e spiegare le dinamiche. Cioè, noi abbiamo le carceri, eh, soprattutto al nord, e anche quella di Padova, che. Il signor Renzi, faccio un esempio, ha accontentato tutti dicendo che ha dato questi famosi 80 euro, che ha aumentato gli stipendi. Ma poi cosa ha fatto? Perché io queste cose le so, le conosco, le vivo costantemente. E, e, cioè, i, I signori che sono della polizia penitenziaria eh, sono in una grossa... vivono in, uh, nelle, nelle, in, 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 in... sono stalle dove vivono, dove sono dentro lì uh, per dormire la notte e per lo più... Il signor Renzi a gennaio ha fatto un provvedimento dal Ministero dell'Interno, per chi non lo sa, che devono pagare gli 80 euro gli alloggi che sono all'interno. Cioè, questa è una cosa nefanda perché si vuole, se si vuole dare un segnale di Stato, e di Stato serio, voglio dire... Cioè, la, la, il carcere è anche, come dire, un posto dove si, si vuole ricostruire eh, una persona in qualche modo. Ma se noi non diamo gli strumenti, lo dico perché spesso la sinistra dice: eh no, ma il carcere deve essere un posto dove, dove, dove ricostruire, dove. Per carità, io sono il primo a dirlo: ma diamo gli strumenti. Cioè, lo Stato deve dare gli strumenti, deve garantire delle situazioni importanti. Cioè, ad oggi la polizia penitenziaria in tutta Italia è in questa situazione. Cioè, si deve pagare gli alloggi che sono fatti quindi è inutile che. Renzi venga qui e continua a dire e tutti quanti quelli del PD iniziano a dicono: Eh no, ma lui abbiamo dato gli 80 euro. Cioè veramente una ma cosa nefanda sinistra? Eh? Quella non è sinistra. No, no, ma eh, mi lascia finire. certo, ma non lo voglio. Cioè, eh, L'attenzione è verso tutte le persone. Ci sono i corpi di, di, delle forze dell'ordine. Che sono in una sì, situazione però Tomalesi, guarda, che è questo governo che ha sbloccato sì, i no, fondi? Il situaz... governo che ha sbloccato i fondi però per. Eh, dare gli stipendi, no. aumentare gli stipendi eh sì, rinnovare no, i contratti no, ma, del comparto sicurezza io... che erano fermi, sì. erano fermi sì, da, sì, da ma, tantissimi anni. Ma ragazzi. è una politica la sport... politica dei tagli e Perché se tu dai 80, 80 euro, euro e poi li prima. togli facendo pagare gli alloggi, cosa cambia? Gli hai, gli hai dato il segnale e poi dall'altra parte devono pagarli. Cioè, faccio un esempio. Torniamo... Qui. Scusa, Tommaso, se c'è una telefonata, poi sì. do subito la parola. Prego, con, con chi parliamo questa sera? Pronto? Buonasera. Buonasera. Sì, sono un agente di polizia penitenziaria, volevo collegarmi a quanto ha detto eh, il consigliere Tommasi, inerente al discorso della, appunto degli alloggi e del, dell'aumento che c'è stato eh, fittizio, perché in realtà è, è accaduto proprio questo: Cioè c'è stato dato un aumento di 80 euro, che poi in realtà non è mai arrivato perché con il pagamento degli alloggi che ci è stato obbligato, ma attenzione, alloggi che sono soprattutto qui a Padova, parliamo del presidio, cioè un presidio utilizzato dagli agenti nel momento in cui devono essere pronti ad intervenire, se dormono qui, ad intervenire se succede qualcosa all'interno, come è già accaduto in passato, rivolte o qualsiasi altra cosa, e dobbiamo pagare circa 70 euro a persona al mese. Cioè, mm. ora lei mi spieghi sì, a certo. che cosa è servito questo aumento. E questo ci viene tolto direttamente dalla busta paga? Mm. Allora. Adesso cercheremo un po' di approfondire qua è questo è un altro è argomento. È che... a finisca, grazie. ringraziare comunque il Consigliere Tomati per essere stato molto vicino alla Polizia finanziaria in diverse occasioni. Grazie. Grazie, grazie a lei. Grazie. Buonasera. Prego Tommasi, finisca e dopo e do e la parola a... E agliari. questo succede anche in altre forze dell'ordine, cioè questo è stato il metodo del governo, la politica spot, allora non diciamo che il centrodestra è populista, perché questo è un intervento populista, cioè dare gli 80 euro all'ora e poi trovare le forze dell'ordine che sono in questa situazione, come in tanti altri casi, perché posso dirlo anche nel, negli ospedalieri, in tante situazioni che vivo costantemente, ma voglio precisare sulla questione di sicurezza perché poi il tema è molto chiaro, ci sono queste cose. Chiaro, uno può discutere sul fatto che Biton abbia dato o non dato, però il, il segnale degli ultimi due anni e mezzo è stato un netto miglioramento della città. Poi si può discutere Beh, come, non come... Insomma. Eh, è stato chiaro, è stato chiaro. Poi è inutile che possiamo... Cioè abbiamo i dati alla mano, i dati sono molto concreti. Mm -hmm. Sì, però i dati mm -hmm. alla mano. Adesso, grazie, grazie. Prego, Bressa. No, i dati è, è vero che dicono che c'è c'è una riduzione dei reati in linea generale, pari credo Nazionale. al 12%, ed è perfettamente in linea con quello che è successo in tutta Italia, dove sì, c'è questo sì, vituperato governo Renzi che sembra che sia la, la, eh, la, la causa sì, di tutti ma i mali. Con questo è che governo non sono diminuiti i reati in tutto il paese e l'effetto di Bitonci ma non è così. su Padova è stato... E... Zero, perché è no, Cadia che ha avuto tutto In tutta il paese. Italia la anzi, gente non denuncia anzi, più i reati a Padova, perché stanno avere la dei problemi. C'è stato, invece, li denunciano perché a Padova c'è stato un più 40% di furti di, di tipo eh, scippi o eh, eh, rapine di questo tipo. Per cui eh, forse quando si parla di concretezza e non di slogan e si fa, vedere, si fa vedere quello che dicono i numeri si capisce che sulla sicurezza Bitonci ha fatto gran poco ed è per questo che molti padovani si stanno orientando su soluzioni alternative perché hanno visto che alle tante promesse che aveva fatto sono arrivati poi pochissimi risultati. Grazie, grazie, Bressa Cusumano e dopo Bordin, prego, cosa ne dice su questo argomento? Anche insomma, era partito da un sms da casa dicendo 18 con processi, qualche condanna, libertà di delinquere ancora. Certo. Gente, è cronaca di questi giorni, anche purtroppo ahimè non, non certo positiva, che espulsi, che continuano a delinquere, cambiano città eppure rimangono nel nostro territorio. Prego, Cusumano. Rimangono nel tessuto, chiaramente c'è un buco normativo perché chi delinque deve essere punito e questo è, è chiaro, è sotto gli occhi di tutti. Di fatto, però, eh, il fatto che la gente rubi, il fatto che ci siano degli scippi, il fatto che ci siano delle situazioni magari di disagio, eh, da quello che è il punto di vista del Movimento 5 Stelle su Padova, non è da prendere solo da un punto di vista delle forze dell'ordine, ma è da prendere anche proprio da un punto di vista di disagio sociale. Che deve essere eh, eliminato creando una soluzione. Qual è la soluzione? La soluzione che il Movimento 5 Stelle si, si propone per Padova è quella di ripartire con un volano economico, ovvero quello di portare più soldi all'interno del Comune di Padova e portarli ai propri cittadini privati, cercando di incentivare quello che è il lavoro. Perché qui mi collego anche all'immigrazione. Perché una persona deve migrare in un altro stato, chi te lo fa fare di andare via da casa tua? Nessuno vorrebbe abbandonare casa propria se casa propria non fossero le fauci di uno squalo. Cioè, dove tu là non puoi vivere, non hai un futuro. E allora perché le persone delinquono a Padova? A nessuno piace delinquere, a nessuno piace andare a rubare, a nessuno piace commettere un illecito, a meno che non ci siano dei problemi a monte. Però una persona lo fa, a mio parere, solo quando è l'ultima speranza. Quando c'è, non c'è più storia. Il Mediterraneo ormai è un cimitero, è uno dei cimiteri più grandi al mondo che abbiamo. E sostanzialmente eh, è giusto additare i criminali, sì, sono d'accordo. Ma eh, queste persone che partono e muoiono in acqua eh, lo fanno perché stanno scappando. Perché eh, la donna che ha partorito sul gommone, che è morta, ha dato la luce al figlio, cioè, queste sono storie. Veramente assurde dal mio punto di vista. E questo perché? Perché manca un volano economico sicuramente nel sud del mondo e su Padova la delinquenza si può abbattere, secondo me, creando più lavoro, creando più opportunità, facendo lavorare le persone, facendo lavorare tutti portando gente, sfruttando il turismo, insomma Padova ha un sacco di potenzialità, potrei parlarne ore, sia da un punto di vista turistico, culturale, eh, anche come città è molto facile da visitare, si potrebbe fare un ottimo incremento di trasporto pubblico, io vedo i turisti, li vedo spesso in centro che vanno a vedere Prato della Valle, le piazze, insomma è bellissimo vederli e alle volte penso ma queste persone saranno seguite adeguatamente all'interno del mio comune? avranno servizi a sufficienza oppure si troveranno alle 11 di sera a non sapere come tornare in albergo perché sono in prato della valle magari. Ecco, questo è un problema secondo me che può essere superato, la delinquenza può essere superata portando cultura, portando innovazione e non solo aumentando le forze dell'ordine, cosa che comunque un sindaco può fare limitatamente perché un sindaco può riorganizzare quelle che sono le forze dell'ordine, può cercare di spostare determinati processi, però di fatto non può assumere... 100 poliziotti, non è nelle sue competenze e non lo può fare, quindi sostanzialmente bisogna cercare di trovare altre soluzioni concrete, altrimenti andiamo sul populismo. Insomma, credo che siamo un po' tutti d'accordo mm. su questo. Rocco Bordini, oh. e dopo sentiamo la seconda carrellata: intanto prego la regia di prepararsi. Beh, Rocco: c'è da, da dire subito che eh, ci sono oh, delle leggi che lasciano troppe vie eh, di uscita cioè delle leggi interpretabili che non sono rigide quanto gli altri paesi europei o quanto c'è in America, per non parlare poi della Cina dove le leggi sono ancora più rigide, e lasciano oh, margine di interpretazione per cui succedono queste cose assurde. E qui bisogna dirlo in maniera chiara, c'è un elemento legislativo nazionale che ha lavorato male nel tempo e ha fatto sì che l'Italia purtroppo si pregiasse in negativo della della nazione più lassista in assoluto dove nessuno va in galera dove nessuno viene punito come si deve e questo è un primo elemento importantissimo secondo elemento quello economico ma noi ci aspettavamo a Padova intanto che ci fosse un ospedale due anni e mezzo bitonci ci ha portato in giro per Padova cambiando 4 o 5 volte il sito dell'ospedale e si è perso tempo per una sanità sulla quale invece hanno operato in maniera positiva altre città a noi vicine come Verona, come Venezia che hanno preso anche il denaro che aspettava Padova. Per cui eh, eh, il fatto che Bitonci abbia operato bene, su, su questo io ho grosse perplessità. Il volano dell'economia, certo la nostra città deve creare lavoro e lo deve creare eh, eh, in maniera forte su quello che sono le sue potenzialità. Le potenzialità di Padova sono le potenzialità legate all'università. A quello che è l'eccellenza di Padova. Mm. E, e, e l'eccellenza di Padova deve essere costituita e insediata nella fiera in un hub innovativo che crei e costruisca lavoro. Io se vuoi ti lascio parlare per la telefonata, certo, poi intervengo dopo prego. perché devo finire. Con chi parliamo questa sera? Buonasera. Sì, buonasera a lei, don, dottore o signor Salmato. Sono cambia. Carla Di Volta Barozzo. Buonasera, prego. Niente, io chiamo proprio a proposito della politica padovana. Di cui mm. dovrei dire solamente ed esclusivamente due cose e farvi presente che il candidato di Fratelli d'Italia, Tommaso Tommasi, nelle scorse amministrative sono sicura che sosteneva Ivo Rossi e che è stato pure l'ustra lustrascarpe di Saia. E questo la dice lunga. Non ho altro da aggiungere. Grazie e buon proseguimento. <ride> grazie della sua testimonianza. Dopo, eh? dopo risponde sicuramente anche Tommaso. Tommaso, yeah, anzi, infatti, do subito infatti, la parola. finisca il lavoro alternativo, finisco Dopo finisco, Tommaso, finisco prego. il concetto. Oh, so. È sempre certo. eh, per cui. La città ha bisogno di essere molto più importante dal punto di vista del lavoro. Per incrementare il lavoro non basta dare eh, posti a 20-30 lavoratori l'anno socialmente utili, ma bisogna cercare che Padova diventi attrattiva in maniera importante per le società estere o italiane che hanno bisogno di insediarsi nel nostro territorio. Allora se il territorio non viene servito, completando il piano urbano della metropolitana e non ci sono altre due linee di metropolitana che portano un lavoratore che arriva alla stazione in zona industriale per lavorare, uno studente ad Agripoli so dove ci sono gli istituti, la nostra città non darà il volano all'economia. Eh, se la nostra città non si mette in testa di avere un progetto e gli amministratori capiscono bene che il progetto è quello dello sviluppo economico, dove l'università crea nella fiera, che ormai è una fiera sì. campionaria e in questi due anni e mezzo è andata a pezzi, eh, e la si crea sul concetto di hub dell'innovazione. Dove c'è la sanità, il comparto territoriale, viabilistico, e la nostra diventa una città come Lione, eh, come Marsiglia, che sono al top dell'eccellenza nell'innovazione, noi non avremo tutto quel lavoro vincolato a questo che è l'eccellenza, che darà più lavoro ai nostri cittadini. Allora su questo bisogna avere le idee assolutamente chiare, perché se no non si risolvono i problemi. Meno populismi e più idee chiare. Grazie, grazie, Rocco Bordin. Al volo, to Tommaso Tommaso, un minuto di replica, prego. Allora... Intanto, non sono lustrascarpe di nessuno e non ho, ho la mia. Conosco Giorgia Meroni da quando avevo 18 anni, ho iniziato a fare attività politica e chi lo sa, ha fatto anche il presidente del movimento giovanile di AN, e lo sanno anche quelli che sono negli altri partiti. Non sono stato lustrascarpe di nessuno, sono stato vicepresidente di quartiere e per il bene della città, gestendo un quartiere, ho fatto. Diciamo, ho cercato le cose positive, anche se avevo l'amministrazione che era di centro-sinistra. Quindi ho cercato di interagire. Ecco che. Quindi non sono né populista perché uno dice ho cercato di trovare una sintesi e un accordo per delle soluzioni sulla Padova, questo ho fatto. Poi è vero, sono stato candidato con la lista di, di rifare Padova e, mh, per cui eh, sono, sono sempre, non sono stato eletto, non ho condiviso la scelta di... Eh, Ma di rifare Padova era con Saia, non sì. era con Rossi. No, no, sostanza. no, ero, esatto, mm. quindi la signora tra l'altro ha detto candidato, prima da una parte non si è capito bene dove, dove voleva arrivare, no, in ogni perché, caso perché... ero perché... candidato mm. sì nella lista di rifare Padova. Però mh, non ho condiviso la scelta ovviamente di, di, di far cadere questa amministrazione, per cui aveva lavorato bene. E col mio rapporto che avevo già sono, sono stato in Fratelli d'Italia ormai già da tre Perfetto. anni. Grazie, grazie per la risposta anche. Prego, sì. Samuela. Con Magari tutte ne le le diciamo 4 negative. 5, dato che ne abbiamo tanti. Prego. Con tutte le notizie negative, tra stupri, violenze, furti e ingiustizie, voglio proprio vedere come voterà la gente. La scorsa amministrazione ha litigato con tutti, altro che grandi risultati. Una rotonda mi pare un po' troppo poco. Perché Padova è peggiorata in termini di sicurezza in questi ultimi due anni? Solo parole, mai fatti, i vigili sono solo per le multe. Basta bugie, siamo stufi dei partiti. Orde barbariche, ecco cosa stiamo assistendo oggi, e col tempo tutto esploderà se non ci sarà una serie e una forte regolamentazione, purtroppo. I confini della politica, serietà, capacità e coerenza. Dove mancano queste caratteristiche, non avremo dei buoni politici, ma degli opportunisti. Basta con le chiacchiere, basta con la vecchia politica di Bordini e con la svendita della città della sinistra. Vedi l'operazione che ha permesso a Zanonato di diventare ministro. Forza Tommasi. Grazie, grazie a Samuele, questa sera tantissime giornate. Era, era la zia di Tomasi. Giustamente le persone ovviamente esprimono le proprie opinioni. Giusto. Prego la regia adesso di mandare in onda invece la seconda carrellata delle interviste per dopo dedicare gli ultimi 20 minuti esclusivamente ai temi appunto trattati in questa trasmissione. Prego regia. integrare i Rom con degli aiuti? Sono già aiutati i Rom. Integrarli di più nella società? No, direi di no, è sufficiente così. Mi sembra che sia una situazione non controllabile addirittura da parte sia del governo ma anche di tutte le istituzioni a livello anche europeo. E quello che forse è più grave di tutta questa vicenda è il fatto degli interessi che ci sono di sottofondo. Ecco, questa è una gravità assoluta. E anche per un'alterazione della società in cui viviamo, che non siamo pronti a un'invasione di questo tipo. Eh. Penso che l'unica soluzione sarebbe un governo di centro che prenda da certi provvedimenti, ma adesso non saprei neanche io dirle cosa. È, è molto dura la situazione perché questa gente arriva con, con i barconi, li buttano fuori di casa e una certa frangia politica vorrebbe bloccare queste, questi arrivi. Ma queste persone muoiono, sono, sono spinte a scappare. Eh, ci vorrebbe una coscienza diversa dalla coscienza del, del, della destra, di Salvini, diciamo, che si affermasse e che trovasse delle soluzioni. Io non intendo di politica, però bisogna, bisognerebbe trovare, trovare modo di regolare questa cosa. Che non, che non sia come uno tsunami, capisce? E sicuramente ci, vor, ci vorrà del tempo, però a me sembra che non siamo ancora nell'ottica giusta. Secondo lei l'Italia riuscirà a reggere l'arrivo di tutti questi migranti? Speriamo di sì, io sono ottimista, sì. Lei è d'accordo con, no, eh, so, con tutta so, questa problemi, accoglienza? So che sono tanti i problemi, però bisogna avere il cuore anche aperto per tutti. Che gli italiani che perdono casa e lavoro non ricevono aiuti come i migranti. Mm. Non ne ho la più pallida idea, nel senso che non la trovo una cosa giusta, non, uh, non saprei dirle. Probabilmente ci sono maggiori interessi nel tutelare gli immigrati rispetto ai cittadini italiani. Secondo lei bisognerebbe rimbarcare verso l'Africa tutti i migranti che non sono veri richiedenti asilo? Per me, conto mio sì. Sono stata emigrante anch'io, ho ancora dei migranti in Australia, ma non siamo andati così, abbiamo rispettato le loro leggi, se no non li mandavano a casa subito e bisognava avere un contatto di lavoro, almeno per sei mesi, ed essere ospitata in casa di mio fratello. Io ho fatto così a Sidney. Vi do anche la risposta. Sono convinta che si deve emigrare per stare meglio, per carità di Dio, però non così. Questa non è un'immigrazione, questa è un'invasione. Per noi e anche per voi, eh? perché non è giusto con i nostri soldi pagare quelli che non, non ti portano nulla. Noi italiani siamo andati molto a lavorare abbiamo portato il nostro mestiere, abbiamo portato la nostra, la nostra cultura, però dentro la casa, fuori in Australia, non puoi fare nulla. Sei italiano dentro in casa, fuori no, sei australiano. Ma è un paese meraviglioso perché ti danno tutti i tuoi diritti e anche devi avere molti doveri per loro. Questo è importante, a spiegare anche i ragazzi che devono anche avere dei doveri, non solo i diritti, anche quelli che vengono qua. Secondo lei i migranti e di Rom andrebbero integrati in Occidente? Se vi sono le accoglienze, sì, le capacità di, di ricezione, sì. Però dovrebbe essere prudente per coloro, che, quegli stati che non hanno le modalità di accoglienza, altrimenti vi sono problemi contrari. E l'Italia come sta eh, diciamo, vivendo l'accoglienza? Certo, è una cosa che ha trovato impreparati diciamo, anche lo Stato. Il problema di immigrazione diciamo, è un problema sì, è suo, è è storico che va. Nel 1700, 1800 a nel 1700-1800, avanti Cristo, si spostò da, di tutto da quelle zone. Lei è d'accordo che tutti questi migranti siano ospitati con i denari pubblici? No, ma sembra che provvede le, la Comunità Europea. Si hanno deciso così, in un modo collegiale, credo, a un certo livello. Il problema dell'immigrato non si può annullare con facilità è un esodo naturale dettato da varie condizioni è nella natura umana muoversi così e cercare il meglio oppure sfuggire a situazioni un po certo in tutto questo ci sono molti delinquenti molti delinquenti bisognerebbe quindi selezionare i veri richiedenti asilo da chi non ha diritto ci vorrebbe un sistema organizzativo preventiva, ma non si immaginava un'invasione simile. Almeno io la vedo così. Eccoci, eccoci qua, ognuno giustamente vuole dire la propria opinione nel modo più possibile e più articolato che noi le diamo la possibilità. Rocco Bordi in 30 secondi per la replica all'SMS e dopo parola a Bressa, prego. Ah, volevo dire molto velocemente eh, che non può parlare di vecchia politica e associare il mio nome perché la mia carta d'identità non glielo consente, signora o signore, quello che ha fatto prima. Io sono uno dei candidati sindaci più giovani, eh, ho fatto qualche esperienza ma questo credo solo sia positivo, eh, fare qualche esperienza in amministrazione o alla presidenza dell'ente dà più eh, capacità eh, eh, alle, alle persone nel muoversi. Tutto qui. Grazie, grazie Rocco Bordini. Bressa. Bene, da, ripartiamo dalle considerazioni che facevano i telespettatori, in particolare quest'ultimo, um, per tornare sul tema della nostra trasmissione, sì. poi, poi è ovvio che insomma, arrivano messaggi tutti indirizzati a, alle dinamiche della politica padovana. E, no, il tema è questo, eh, immigrazione, se si vuole affrontarlo solo mettendo in luce come dire, gli aspetti che creano maggiore diffidenza da parte delle persone, lo si può fare e lo scriviamo all'interno diciamo, della cornice comunicativa dei populisti. Però giustamente anche quest'ultimo signore, che pure mette in luce eh, le difficoltà, eh, la presenza di delinquenti, sì certo, eh, la, 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 la complessità di gestire un fenomeno di questo tipo, dice anche una cosa sacrosanta che vorrei ribadire, cioè le persone... Per loro natura cercano qualcosa di meglio e di diverso nella vita, perché ma questo non ha a che fare con, con la politica, ha a che fare con l'animo umano. Per cui, se c'è qualcosa che noi dobbiamo fare, è una lotta serrata contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo, ma non possiamo pensare che il mondo si rinchiuderà dentro un, uh, un recinto di identità nazionali con eh, incapacità di comunicare gli uni con gli altri. Certo, regolamentiamo, ma non considerare certi fattori, cioè il fatto che le persone nel mondo si sono sempre spostate nel corso della storia, sempre lo faranno. Non considerare anche fattori di carattere demografico. Adesso io ovviamente tocco dei temi che chi fa politica eh, con un approccio populista non toccherà mai però finché ci sono delle popolazioni che invecchiano, dove comunque c'è un certo benessere che è maggiore rispetto ad altre, ad altre realtà, è normale che dove ci sono popolazioni più giovani, dove non c'è quel benessere, un tot i giovani cercano di spostarsi. Se non eh, partiamo da questi assunti fondamentali non capiremo quello che ci sta succedendo e ci ridurremo solo a dire che c'è un'invasione di persone che ci rubano eh, le nostre cose. Allora, cerchiamo di regolamentarla. Ovviamente non possiamo fare la politica delle porte aperte per cui chi è in difficoltà viene in Italia e risolviamo noi i problemi, perché non è così. Dobbiamo trovare un modo di regolamentare, la cosa migliore da fare è accordi con il paese d'origine. In Turchia avete visto cosa è successo, si è trovato un accordo con, con Erdogan e la Grecia però in qualche modo è riuscita a tamponare la situazione. L'Italia non ha un interlocutore come, come è la Turchia, ha la Libia e, e purtroppo la, la sfortuna è di avere quello Stato dall'altra parte del Mediterraneo. Con loro bisogna trovare un accordo. Bisogna far sì che diminuisca il flusso, però io lo ripeto ancora, non possiamo immaginare di risolvere il tema senza prendere in considerazione gli assunti fondamentali. Anche l'italiano che magari ha studiato e che non trova lavoro in Italia o anche il ragazzo padovano, magari non va a lavorare in fabbrica. Cioè bisogna anche dircele queste cose qua. Va a fare il barista a Londra, va a fare l'esperienza in Australia. È normale che le persone cerchino, nelle loro aspirazioni, di trovare la felicità in un luogo diverso. Bisogna regolamentare tutto questo. Ma chi si ostina a pensare che la soluzione sia quella di alzare soltanto dei muri, guarda al passato e non fa i conti con una dinamica che riguarda, che riguarda tutto, tutto il mondo. E poi eh, lasciatemi chiudere con, con un pensiero: dove eh, non passano le merci quando si alzano i muri e le frontiere, di solito passano gli eserciti. Per fortuna abbiamo creato una condizione di pace in Europa, avrà anche l'Europa i suoi difetti e le sue cose da migliorare. Ma io starò sempre dalla parte di chi ha una politica inclusiva, liberale e democratica, aperta, pur con le regole, piuttosto di chi vuole rinchiuderci un, in un'illusione, cioè che chiudendo le nostre porte e alzando i muri si possa vivere meglio. Quella si chiama autarchia e si trasforma, per forza di cose, in povertà. Grazie, grazie, Bressa. Altra telefonata da casa, prego. Buonasera. Eh, niente, volevo chiedere al signor Bressa... Ecco, niente, volevo chiedere al signor Bressa, ma chi c'è al governo adesso? Il partito, il PD o chi? No, perché lui sta parlando anche contro il suo partito, perché dobbiamo dire anche tanto grazie a Renzi, Boldrini e Cosa. Allora, non eh, dire che parli, parli, parli per andare anche contro se stesso. È una guerra, è anche oh, una guardi. lotta che ha fatto molto qua a Padova per mandare via determinate persone. Vi dovete vergognare voi del PD, che siete stati la rovina dell'Italia. Avete capito? La rovina dell'Italia. Buonasera. Buonasera, signora. Replica giustamente ancora bella. la, mette su, questo, lei. Se Cosa la mette su questo piano anche difficile replicare perché insomma, mm. si squalifica da sola. Eh, dopodiché, ehm, io dico bisogna regolamentare, ma non perché non sia regolamentato, anzi. Ho ricordato prima gli sforzi che sta facendo il ministro Minniti per eh, trovare le modalità anche per rimpatriare chi per esempio non ha le carte regola per stare in Italia e se ci fosse un po' meno populismo anche nei territori, in sindaci come Bitoncio che ha richiamato la signora, in governatori come Zaia, ma la, la capacità anche da, da questa parte politica di mettersi a disposizione in maniera responsabile per risolvere i problemi, forse... Un po' più di regole applicate ci sarebbero perché quando non c'era il governo Renzi, ma c'era il governo Maroni della Lega Nord, c'è stata l'emergenza Nord Africa, era il 2011 e ci sono state centinaia di migliaia di persone che dalle coste della Nord Africa sono venute in Italia. E Maroni non ha fatto altro che fare una sanatoria e ha chiesto a tutti gli enti locali, a tutte le regioni, senso di responsabilità e che tutti dessero una mano per risolvere il problema. Questa è la differenza tra chi è l'opposizione e si permette solo di fare sparate populiste e chi si trova al governo e deve fare la fatica di trovare soluzioni. Anche quelli che oggi fanno i populisti si sono trovati al governo e quindi in cuor loro sanno che stanno prendendo in giro le persone perché in quell'occasione non hanno fatto altro che cercare di trovare delle soluzioni che poi, evidentemente, non hanno trovato, vista la sanatoria che c'è stata. Ma sanno bene qual è la differenza tra spararla grossa e governare. Grazie, grazie Press. Bressa. Samuela, prego. Rocco, lei ha parlato bene, grazie a lei nel quartiere Pescarotto tramite la giunta a destra è stato fatto un ottimo lavoro. Bordin, la rivoterò. Gianni, quartiere Pescarotto. La soluzione alla migrazione onesta cristiana e civile è portare aiuto, scusate, è portare aiuto e cultura nei loro luoghi, impedire inoltre il trasporto di armi. Il quartiere di San Bellino ha ottenuto la piazza grazie all'assessore Rocco Bordin, peccato che le giunte successive non abbiano neppure sfalciato l'erba. Parlavate della Francia, ma il nuovo presidente di che partito sarebbe? Grazie. Sono pienamente d'accordo con Tommasi quando dice una cosa: se populismo significa stare dalla parte del popolo, ascoltare il popolo e risolvere i problemi del popolo, allora questo non è populismo, questo è il lavoro per il quale ogni politico è pagato ed è il motivo per il quale ogni politico viene scelto. Tommasi e Forza Bitonci. E grazie, grazie Samuela. Righetto. Allora, eh... allora vorrei intervenire su due questioni. Prego. Una locale. La sicurezza è quando puoi pensare serenamente al futuro. Quando manca il lavoro ti manca la prima sicurezza. Questa città è regredita in maniera grave e non soltanto negli ultimi due anni. Allora, il progetto di innovazione con la triangolazione amministrazione, università e il mondo imprenditoriale deve puntare su alcune quote di innovazione che portano valore aggiunto. In, per, in particolar modo, Padova aveva la possibilità di essere un polo delle tecniche e delle tecnologie biomediche, era un polo. Potenziale delle nanotecnologie era un polo per le energie alternative. Tutte queste potenzialità sono state frustrate. Ma eh, la linea di Lorenzoni è quella di farne un, un elemento di vigore per portare ricchezza alla città e, quindi, distribuendo ricchezza, anche distribuendo sicurezza, eh, prospettiva, futuro. Fiducia. La parte della mobilità è fondamentale, è fondamentale e, e quindi bisogna ragionare in termini metropolitani. Il, mh, la metropolitana va pensata oltre i due fiumi e quindi va portata da un lato al di là della Brenta e al di là del Bacchiglione in connessione con i Colli, perché anche questo favorirebbe. La vocazione turistica culturale della città. La città, eh, dice nel programma eh, della de coalizione civica, è, è per la Domus Picta, è per la Urbs Picta, per la città dipinta, è per eh, recuperare i valori dell'isola dei musei, è per recuperare gli listone della cultura e non fare di questo solo una questione per intellettuali, ma per fare un polo di attrazione economica di rilievo internazionale. Per quanto riguarda la sicurezza delle migrazioni, da un lato bisogna fare una denuncia precisa. E tre sono i problemi nel Mediterraneo. Uno è quello relativo all'area che sfocia nella Spagna. La Spagna ha fatto accordi e respinge perché ha fatto gli accordi con il Marocco, con la Tunisia. E con l'Algeria la Grecia è stata sollevata in parte con un accordo che è umanitariamente schifoso perché si foraggia un dittatore creando dei campi di concentramento e l'Italia è abbandonata a se stessa perché è in mancanza di una politica allora eh, l'altro elemento da tenere presente è che i paesi di maggiore accoglienza sono i paesi scandinavi e Baltici che a un certo momento si sono trovati per un eccesso di gradimento a dover cominciare ad mettere dei limiti. Allora sono molto preoccupato che si riformi una, una linea che io chiamo di Europa carolingia tra Macron e la, la Merkel che è una visione asfittica dell'Europa. E che non tiene conto che l'Europa sta tra il Baltico, il Mediterraneo, il Mar Nero e l'Egeo e l'Oceano Atlantico. Le asfissie carolinge ci portano alla sventura. Grazie, grazie Righetto. Bene, entriamo negli ultimi 9-10 minuti di nostra trasmissione. Ancora Samuele, leggiamo gli ultimi sms dopo la parola ai nostri ospiti. Prego. Molti dicono e sostengono che immigrazione e integrazione con popoli e culture diverse fanno crescere e sviluppare le società. Ricordo che storici dicono anche l'opposto, sfacelo e distruzione, impero romano docet. Sempre tutto agli altri e ai nostri anziani sempre poco. Non è equità sociale secondo me questa e non mi si dica che sono razzista. I diritti si guadagnano e si mantengono, non soltanto si acquistano magari con rincognimenti familiari e altri scamotage. Diritti uguali, doveri uguali per tutti. Tagli buonsenso, razionalizzazione, ma avete visto tutti i cartelloni che tapezzano la città di Padova? Ma dove trovano tutti questi fondi candidati? Quanto costano? Chi paga? Prego avere risposta dai presenti, grazie. Populismo è essere negativi nei confronti degli attuali politico-amministratori, no? È ovvio ma non giusto che la gente sfiduciata si chiuda in se stessa e non crede più perciò i politici devono trasmettere fiducia e concretezza. E grazie, grazie Samuela. Cusumano, allora lei è quello che questa sera ha parlato un po' meno degli altri, adesso cerchiamo di recuperare. Ma tanti temi che hanno qua, il pagamento della pubblicità, insomma, eh, elettorale. Sì, da divertirsi eh. sicuramente. L'Europa che paga per la Turchia e l'Italia abbandonata, insomma, ce ne sono tante, no? Sono tanti spunti e ci sarebbe tanto da parlare. Se parto da... Quello più banale che effettivamente è una domanda che però mi faccio anch'io come giustamente l'ascoltatore, ma dove tirano fuori i partiti tutti questi soldi per tappezzare la città? Effettivamente utilizzare questi soldi per qualcos'altro in un periodo così di difficoltà sarebbe sicuramente migliore, cosa che il Movimento 5 Stelle già fa dando i soldi alla piccola e media impresa, in un fondo per la piccola e media impresa e adesso anche cercando di aiutare quelle che possono essere le persone che sono state lese dalla problematica legata alle banche venete, quindi persone che hanno perso i propri risparmi, diciamo, che comunque hanno fatto degli investimenti sbagliati consigliati dalle banche. E questo è un punto centrale, secondo me, un punto centrale per uscire dal populismo in senso vezzeggiativo e portarsi su un discorso invece più legato al popolo che ormai è stufo di vedere quelli che sono gli sfarzi della politica, a me fa sempre ridere quando vedo su altre tv principali come la RAI o la Mediaset, vedo i politici parlare degli stipendi dell'italiano medio e non si rendono conto, sparano 2.000-2.500 euro di stipendio medio quando la maggior parte delle persone in realtà vive con molto molto meno, vive con 1.200, 1.300, 1.900 euro anche tante volte e quindi mi, mi fa sorridere tristemente però, e, e questo per collegarmi poi anche a quello che è appunto una mancanza politica, una mancanza politica che è fatta di spot, è fatta di cartelloni, di pubblicità, di tweet, perché Renzi, ricordiamoci, grandissimo utilizzatore di tweet, che poi in realtà era solo immagine, era solo fare tanto rumore, perché poi in realtà le cose venivano decise, All'interno delle mura del Parlamento, e cosa decide il Parlamento? Il Parlamento non decide quello che vogliono gli italiani, ovvero gli italiani hanno espresso un voto alle ultime nazionali che vedeva il Movimento 5 Stelle come primo partito praticamente, primo movimento, scusate. E invece si è visto un governo formato da una coalizione di centro-sinistra che è andata a coalizzarsi con altri partiti che non hanno nulla a che vedere, secondo me, con la sinistra. Ma poi la sinistra, d'altro canto, ha perso anche tutte quelle che erano le sue radici, dato che ci voleva la sinistra per levare l'articolo 18, sostanzialmente, perché se lo faceva Berlusconi, se lo faceva Berlusconi sarebbero scesi tutti in piazza. Invece ha fatto la sinistra, ed è stato molto più accettato per fortuna adesso i sindacati sono riusciti a battersi per le varie voucher eh, cosa che per fortuna è successa e eh, se devo dire questo è un problema che nel macro dei partiti a livello nazionale si trasferisce anche a Padova, l'ho già detto prima e dove vogliamo andare con una coalizione formata a 7-8 partiti io capisco anche Lorenzoni più piccolo ma già siete in due liste mi pare unite ma sostanzialmente specializzazione. può essere anche vista così con due liste, posso essere anche d'accordo in un certo senso con due liste, Pu può anche starci in un certo senso, ma quando iniziano a essere 7, 8, 9, 10 liste, poi si va al ballottaggio, e tutto in coalizione, diventa una mucchiata. Perché se vogliamo parlare di numeri e non uh, di chiacchiere, quando ogni lista ha sui 30 candidati e io ho 10 liste sotto di me, ho 300 candidati. Se ogni candidato mi porta 50, 60 voti, 70 voti, io vado al ballottaggio matematicamente solo per le conoscenze dirette che ho e questo è un giochetto che la politica fa spesso, fa molto spesso, si frammenta in realtà per appunto fare quello che vuole, perché poi alla fine tutti questi partiti lo vediamo chiaramente quando è il momento del ballottaggio, si buttano dentro le varie coalizioni chi più ne ha, chi più ne metta e poi crollano insomma, voglio dire io devo dare atto in un certo senso a Zanonato per l'incredibile capacità che ha di tenere tutti questi giochetti in piedi che ha avuto negli anni, insomma poi l'hanno premiato è andato in Parlamento con la fusione era APS sostanzialmente, è stato il suo indice di promozione, ma questi giochetti sostanzialmente vanno a ledere poi cosa? Quella che è l'espressione popolare. L'espressione popolare che dice: no, io voto Movimento 5 Stelle è un movimento, un simbolo. Invece una persona che crede di votare Bitonci in realtà vota una cozzaglia. È lo stesso. Purtroppo mi tocca dirlo del centro-sinistra. Insomma, voglio dire, ci sono candidate ex forzisti, insomma, lo sappiamo. Grazie, grazie Cusumano. Bene, adesso proprio abbiamo gli ultimi 3-4 minuti, un minuto ad ogni altro ospite, nella fattispecie Tommasi, Bordin e Bressa per una, un saluto e comunque una riflessione su questo tema. Prego Tommasi. Ma niente, io volevo replicare collega 5 stelle. Eh, beh, non è che eh, sono una cozzaglia di liste, eh, sono io noi abbiamo una coalizione dove all'interno ci sono varie liste, ma nelle liste ci sono un insieme di idee, un insieme di visioni che non sono perfettamente uguali. E insieme si dà una struttura più importante, quindi un aiuto di più. In questo caso, noi, il candidato sindaco Bitonzi. Non è che sono una cozzaglia di candidati, uno si candida per riempire le liste, si candida perché chi si candida come me in Fratelli d'Italia aderisce a un progetto che è un progetto nazionale, che è un progetto locale di sostenere Abitonci, ma con la visione di Fratelli d'Italia. Perché Co Fratelli d'Italia è un niente che prende soldi pubblici dallo no, Stato ma non per è... rappresentare il poco per cento? Non è vero. non è vero? Cento che non va è vero. Ad unirsi al grosso? Vabbè, di vediamo di se, se troppo sarà troppo. il poco per cento, lo vediamo nelle prossime elezioni. Mm, vediamo se vabbè. queste elezioni saranno proprio poco per cento Fratelli d'Italia. O lo sarà il 5 Stelle. Va beh, eh, beh, quindi no, questo alle no, eh, 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 comunali di Padova voglio vedere. Grazie, grazie Tommasi. Stelle, non Rocco Bordì no. Ecco, io vado da solo invece, vado da solo perché non mi fido più dei partiti nazionali, perché non ritengo che i partiti nazionali facciano gli interessi eh, dei comuni e delle, e delle province. Abbiamo avuto molti esempi di partiti nazionali che prima hanno dato fiducia a delle persone, poi per convenienze hanno mandato a casa. <ride> ad esempio l'ex sindaco Bitonci, e poi gli si sono rimessi assieme. Allora mi spiegate qual è la logica di mandare a casa un candidato per poi ricandidarlo dopo? Il, il Partito Nazionale non è più in grado di fare gli interessi della città o della provincia, ma fa solo gli interessi propri a livello nazionale, con le alleanze e con i cambiamenti di alleanze. Per cui quando le alleanze eh, divergono allora si, 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 si sfiducia, si tende a rompere il quadro. Quando le alleanze convergono non interessa se c'erano dei motivi giusti come l'ospedale non fatto, come uno stadio fuori dal programma, allora riconvergono magicamente le alleanze. Ecco, io no, mi candido da solo con la Padova Libera e ritengo che eh, forse una civica faccia più gli interessi della città che non un partito nazionale. Grazie, grazie Rocco Bordin. Ultimo, pressa, prego. Sì, beh, riparto anch'io come gli altri ospiti dall'assetto con il quale ci presentiamo alle elezioni dell'11 giugno, noi siamo eh, sei liste, quindi eh, sei gruppi di persone, gruppi di cittadini che si mettono in gioco per migliorare la nostra città, che hanno anche dei punti di vista, se vogliamo, di partenza diversi rispetto alla propria lista di collocamento, ma che si ri riconoscono in un programma unico e in una persona che è il garante dell'applicazione dell di questo programma e del metodo di lavoro di squadra di cui si fa capofila, che è eh, Sergio Giordani. A me dispiace che l'amico del Movimento 5 Stelle non riconosca anche la bellezza della democrazia, cioè di venirsi incontro tra persone che possono avere dei punti di partenza diversi e che poi si riconoscono in un progetto unico. Ehm, purtroppo spesso vedo che invece... Eh, per loro c'è una sorta di purezza ariana che eh, li piano, identifica, bravio, li ariana, identifica no. e, e per la quale gli altri sono in qualche modo eh, qualcosa di, di assolutamente distante, impuro, intoccabile e, e, e secondo me se vogliamo combattere il populismo, tornando alla questione centrale della nostra serata e anche facendo leva sui principi di democrazia, sui principi liberali che fondano il nostro paese così come l'Europa e dell'insegnamento mm. che ci dà anche Macron. Macron sta per adesso arrivo anche qui. Macron dice... non ha inseguito eh, la Le Pen sui temi populisti, time. non ha inseguito la Le Pen sui suoi temi, ma ha costruito una narrazione alternativa e ha ridato un sogno che si chiama Europa ai cittadini francesi e ha vinto in questo modo. Anche qui, anche, qui, anche qui dobbiamo non inseguire una politica populista che abbiamo visto che fallimento ha portato per la città ma costruire una narrazione alternativa dove il dialogo e la capacità poi di realizzare le cose parlando con le persone sono la chiave per far eh, svoltare la città. Chi paga eh, la propaganda elettorale? La propaganda elettorale è sostenuta in maniera trasparente attraverso donazioni dalle più piccole a quelle più, più importanti che sono tutte rendicontate con trasparenza secondo quanto fissa la legge che fissa sia diciamo un procedimento attraverso il quale si pubblicano tutti i donatori, sia dei tetti di spesa massima. Perfetto. Al termine delle elezioni tutti i cittadini potranno vedere chi ha finanziato. Anche perché deve essere mandata comunque alla Corte d'Appello per la rendicontazione successiva. Bene, ormai abbiamo finito la trasmissione di questa sera. Mi dispiace per le decine di sms che sono arrivate che non possiamo assolutamente, assolutamente leggere perché purtroppo il tempo a nostra disposizione per questa volta è, è finito. Io vado a ringraziare ancora i nostri, i nostri gentilissimi ospiti. Beh, che vado e a Righetto, abbiamo già fatto i tempi, abbiamo controllato tutti quanti i tempi. Allora, eh, volevo ricordare che stasera è stata invitata anche la lista eh, con Meridi, candidato, casa, eh, candidato sindaco. Pan per motivi organizzativi non sono riusciti a venire e li vedremo le prossime settimane anche loro. Vado subito a salutare allora gli ospiti di questa sera. Partendo da Tommaso Tommasi, candidato in consiglio comunale per Fratelli d'Italia Coalizione Massimo Bitonci Sindaco. Buonasera Tommasi, Buonasera. sicuramente la prossima buonanotte. volta. Al suo fianco, un ringraziamento ancora a Giacomo Cusumano, candidato in Consiglio comunale per il Movimento 5 Stelle, Simone Borile, candidato sindaco. Grazie Cusumano e anche lei un arrivederci. Un saluto particolare a Rocco Bordin, anche lui un arrivederci, candidato sindaco di La Padova Libera. Grazie Bordin e alla prossima. Grazie, grazie, buonanotte. Un ringraziamento sempre ad Antonio Bressa, anche lui nostro ospite da dall'inizio credo delle trasmissioni, candidato in Consiglio Comunale per il Partito Democratico Sergio Giordani, candidato sindaco, esatto. grazie, grazie Bressa, e un ringraziamento sempre anche lui particolare a Gabriele Righetto, non candidato in Consiglio Comunale, però esponente di coalizione civica per eh, ovviamente Lorenzo. Eh, Lorenzo, chiedo Arturo, Arturo Lorenzo, ricandidato sindaco, chiedo scusa. Eh, ringrazio tutti, buonasera e viva Padova partecipativa. Ecco. Con voi vado a ringraziare Samuela, eccola qui, come sempre, prezioso aiuto nel dirimere buonanotte. e soprattutto selezionare l'IVA SMS Vostal. Voi da casa, un ringraziamento alla nostra regia e a voi do l'appuntamento, come sempre, a giovedì prossimo, sempre in diretta e sempre, molto probabilmente, parleremo sempre dell'amministrativa. Perché è una cosa importante non solo per Padova, ma per tutti quei comuni che andranno a votare l'11 di giugno, fra un mese. Arrivederci e buonanotte!